Ok ragazzi, siamo prontissime, super energiche per partire con un nuovo video su questo canale. Una delle cose più belle del Lidl è che organizza queste settimane a tema. Sono davvero fighissime, divertenti. C'è la settimana spagnola, asiatica, americana, tedesca, greca. E quindi in questa settimana il Lidl propone dei prodotti tipici di quel determinato paese. Quindi ragazzi, noi oggi affronteremo insieme a voi la settimana spagnola. Ok? C'erano 300.000 prodotti spagnoli. Sì. Noi abbiamo dovuto fare una selezione perché altrimenti compravamo tutto il supermercato e finivamo come nella settimana vegana a dover dividere il video in due puntate differenti. E inizierei subito dal primo, che si tratta di un dolce che noi quando siamo state a Barcellona lo vedevamo praticamente in tutte le pasticcerie barra panetterie. E lo abbiamo anche mangiato in un posto, buonissimo, in un forno squisito, quindi ho delle aspettative molto alte. Sì, forse troppo. Troppo. Si tratta dell'ensaimada, che è questa sorta di girella, guardate qua nell'immagine, sembra una conchiglia, fatta di una pasta super morbida. Tipo una brioche, però molto morbida, morbidissima, tipo si scioglie in bocca. Sì. Soffice, sì. È un prodotto molto semplice, infatti anche a Barcellona costava pochissimo, la trovavi anche a meno di un euro, sì. Ma tipo grande così. Sì. Ragazzi, un secondo prima che noi assaggiamo, se volete sostenerci, lasciate un like qui sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete esatto. ancora fatto. Mordiamo insieme? Per essere da supermercato non è male, eh? Io so che siamo sportissime. È buonissima. Non è soffice quanto quella da panetteria, però comunque è bella morbida, eh? Io ti dirò che è proprio buona. Mm. Scherzosa, divertente. La mordi, esce tutto lo zucchero a velo. Mm-mm. Cioè, è un buon prodotto. Vedo che tutte quante hanno tanto zucchero a velo. Guardate, ragazzi. Sì. Cioè, è veramente bianchissima e questa è una cosa veramente che gli dà quel tocco in più. Io qua darei proprio un bel voto. Mm. Ma poi ce ne sono sei. Sei. Secondo grandi. Me questa è una cosa semplice che poteva però cadere in un flop. Mm. Sì, essere secca da morire. Sì, invece per invece niente. Invece non lo è. Io gli darei un bel 8.5. Io andrei anche su 9. Io andrei su 9. Iniziamo proprio alla grande con questa settimana spagnoleggiante. Dai! E ragazzi, notate, non l'abbiamo fatto apposta, ma Lucrezia è tutta rossa, io arancione, siamo i colori dei pacchi del Lidl spagnoli. Cioè. Esatto, cioè più bomba. Di così, quindi, cioè ragazzi, se non mettete like siete tristi. Sì. Io lo dico, scusate. Andiamo con il secondo taste, questa volta abbiamo una cosa salata e abbiamo l'empanada de carne, pork meat pie. Ragazzi, non so se voi siete già stati in Spagna, ma comunque se ci siete stati, soprattutto a Barcellona, avrete visto 20 miliardi di posti che fanno l'empanada, che poi forse non sono troppo spagnoli, ma più sudamericane, no? Queste cose. Apriamo, io sono curiosissima, questo pacco tra l'altro l'abbiamo pagato 4 euro, quindi non poco, però mi sa che è bello grande. 500 grammi, che bella, no, vabbè. Cioè, di solito le empanade, almeno a Barcellona, erano in versione piccola, no? Da mangiare così per strada, invece questa è una versione enorme, proprio una torta salata, diciamo. Emana un profumo assurdo. È profumatissima, si sente un po' lo speziato. Sì, perché c'è vero. La carne con tutte le verdurine e sicuro delle spezie. Io dirò 4 euro al supermercato è sempre un prezzo comunque non basso, però ci sta. Ne vale la pena. Cioè ci sta perché sì. Ci mangi in 4 persone con questa. Sì. Allora, brava, infatti, guardate che meraviglia. Wow, sembra veramente tanto riempita, comunque. Dai. Ma stiamo scherzando? Mamma mia, è buonissima. No, vabbè. Io sto per dire una cosa un po' brutta, però è più buona di quelle che abbiamo mangiato in Spagna nei posti artigianali, non so perché. Vero. Però ti giuro. È succosissimo all'interno, non è per niente secco. La pasta pure è super buona. Anche la carne ha un buon sapore, non sembra troppo scrausa. No, si sente il sapore dei peperoni. No, peperoni, cipolla. Mm-mm.
economica a questo punto, mm-hmm. perché quel coso enorme 4 euro, voglio dire. È economico. Ma poi ha proprio i sapori del Sud America, sì, Spagna, sì. No? Come votiamo? 10. Secondo me 10, perché alla fine ho detto sì, è cara, però è una cosa grande così, cioè non è cara. Andiamo avanti con un altro prodotto super tipico spagnolo, ragazzi, questo lo troverete in tutti i supermercati, sì, in Spagna. Mi è venuto troppo in mente il ricordo del Mercadona. Sì, madonna. Che bello, ragazzi. Ah, sì. I supermercati in Spagna sono fighissimi, sì, a noi piacevano tantissimo. Sì. E allora, eccola qui, ragazzi, questa la chiamano torta de aceite. È questa sorta di croccantella, diciamo, sì, così. Molto, 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 molto sottile. Ed è in realtà nei dolci. Perché infatti c'è scritto sweet biscuits with olive oil. Esatto. Quindi è una croccantella molto sottile che va nei dolci, quindi è un dolce che però sa di olio d'oliva. E in realtà qua l'hanno chiamata tarta di aceite, ma in Spagna la chiamano la coca. E quindi è molto particolare il gusto, perché molto poco dolce e molto poco salata, sì, quindi non capisci bene, sì, a cosa abbinarla in realtà. E noi quando l'avevamo assaggiata a Barcellona, io avevo detto, cioè all'inizio, prima di assaggiarla, ho detto ma che è sta roba, cioè sembra, sì, un cracker sottile. Sì, non è. Invece poi appena l'ho assaggiato ho detto mamma mia quanto è buona. Vero. Quindi vediamo. È tutta rotta, però è molto sottile, quindi dai. Vedete che si vede tutto lo zucchero caramellato sopra. Quindi si vede da qua che è un prodotto dolce. Poi se annusi l'odore è quello, olio. Sì. Andiamo. No, vabbè, è buona quanto in Spagna. L'unica cosa me la ricordavo più croccante. Più sottile, quindi più croccante. Mamma mia, è il spaziale. Gusto è uguale. Ha un retrogusto di anice. Veramente super particolare, che se uno non va in Spagna non troverà mai. Quindi se lo beccate a Lidl, prendetelo, perché veramente è proprio un gusto che non ti puoi immaginare. È molto particolare. Insomma, potete notare che ci è piaciuta. Mi viene voglia di aprirne un'altra. Vero. Tutte cose economiche, carine, divertenti, particolari, originali, che, sì, non trovi negli altri supermercati. Cioè, tutte, sì, cose positive. Non... Sì. Cioè, io a questa gli do l'ensaimada 9, un 9. Allora, passiamo al prossimo assaggio. Io volevo fare un piccolo appunto, perché magari qualcuno non va spesso al Lidl, magari non se ne è accorto, magari non conosce bene, insomma, le dinamiche di questo supermercato. Ad esempio, la settimana spagnola viene sempre denominata con, sì, questo logo Sol e Mar. Quindi se voi vedete un prodotto al Lidl che ha questo stemma, vuol dire che è un prodotto spagnolo. Esatto. Quindi li riconoscete subito, anche, sì, per il tipo di colore che scelgono, sì, che ricorda, ovvio, comunque la Spagna. Ad però... esempio i prodotti americani, mi viene in mente, anche quelli sono tipo colorati di blu, mi, mm-hmm, sembra, come la bandiera americana, e si chiamano McKennedy. Andiamo con il prossimo assaggio. Pure questo. Non vedo l'ora. Mamma mia. Questo era un prodotto da freezer, croquetas de jamón serrano y queso manchego. Guardate qua, anche queste, le croquetas le fanno dappertutto, soprattutto nelle... dove fanno le tapas. Le tapas, ok. Le tapaserie. Taperie, non so come si chiamano. Oh, la la la. E ce ne sono tante dentro. Vero, ma sono... calcola che sono 350 grammi, tanto, quindi... piccoline, però carine. Allora, abbiamo una crocchetta a testa. Ah, ok. È ustionante. Forse dobbiamo attendere un minutino. Comunque, a me attira molto. Anche a me. Cioè, è veramente appetitosa e è uscito tutto il formaggio, quindi sembra che ci sia una bella quantità di formaggio. Ustionante. Ustionante. Si intravedono, Guarda. Si intravedono i pezzettini anche di prosciutto, questi qua rosa. Wow, attira tantissimo, Bella generosa, sì, devo, sì, dire, bella, sì, ripiena. È bella cremosa dentro, sì, perché questo comunque non è un formaggio che fila. Mm-mm. C'è un tipo di formaggio, mm-mm, che magari fatto, insomma, l'hanno fatto così più a crema, no? Sì, con una bella salsa. Ci va una salsetta. Mm. Però non sembra secco, vero? No, non è secco per niente, però dico, arricchisce.
che a me non piace tanto il prosciutto crudo. Ok. E si sente tantissimo che c'è il prosciutto crudo buono. Buono, mo non ti dico proprio la Monserrano. No, però. Però si sente che è un prosciutto crudo stagionato, cioè sì, molto saporito. Che infatti dà sapore alla crocchetta. Sì, a me non piace tanto il prosciutto crudo e quindi insomma l'ho notato, quindi positivamente, sì, dico. Sì. Di questa crocchetta è più buono l'interno che l'esterno. La panatura, tipo il sapore della panatura non mi fa impazzire. Come spesso le cose surgelate del supermercato, noto che hanno la panatura che sa un po' di... mi ricordano le cose delle mense. E poi mi piace la cosa che sono piccole, che te le mangi in un boccone, se fossero meno ustionanti. E l'esterno molto croccante. Sì, buono, dai, sono contenta anche di questo. Non entusiasmante come gli altri, che dici oddio non vedo l'ora di riprenderle, però comunque un buon prodotto, molto buono, sì, comunque sì. Particolare, si sente il sapore che non è un classico sapore di crocchetta qualsiasi. No, 8. 8 glielo 8, do molto, sì, volentieri. Ah, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Ultimo taste della nostra settimana spagnola Lidl. Ragazzi, ci siamo catapultate in Spagna per questa puntata qui sul canale e io direi che sono stati tutti assaggi davvero molto divertenti, sì, particolari. Mi ha molto soddisfatto anche a me questa anche a me settimana spagnola. E voglio essere soddisfatta anche dall'ultimo prodotto. E l'ultimo prodotto, ragazzi, lo avrete letto, sono i churros. Cioè, ma ci credete, ragazzi? Churros, cioè una figata atomica. Sì. Anche questi sono surgelati, quindi speriamo che insomma abbiano mantenuto bene il loro gusto. Si sente che sono belli grandi. È vero, aprili, aprili. Li apro. Sono curiosa. Ma che belli. Sono solo churros, non c'è inclusa una salsa, okay, diciamo. Ok, che a volte al Lidl mettono le salse. Sì, un po' pensavo ci fosse la cioccolata perché si vedeva qui nell'immagine, però vabbè. Però quando c'è lo specificano sulla busta, no? Tipo sì, churros più sauce di solito. Esatto. Non era facile trovarli buoni nemmeno, sì, in Spagna, sì, perché o erano molto turistici oppure erano fritti che rimaneva l'olio. Sì. Insomma, non è proprio un prodotto facilissimo, no, quindi vediamo. Eccoci qui con i nostri due churros, hanno un aspetto non troppo invitante, anche questi andrebbero ovviamente bagnati nella salsa, nella salsa, Nutella o cose del genere. Noi adesso li assaggiamo così. Ma non ti sei ustionata? No, non è troppo caldo. Se pensate di inzupparli nella Nutella non è che è male, però... Beh, non sanno di churros. Diciamo che le crocchettine, l'interno era buono, no? Cioè, nel senso, questi sono un po' strani, onestamente. No, cioè, in partenza che non ha tanto senso questo prodotto. Cioè, che non mi sembra, non mi dà proprio l'idea del sapore dei churros. No, proprio il gusto non... non lo so, cioè, sì, secondo me siamo sull'insufficienza. Sì, secondo me sì. Questo gli darei un 5. Perché proprio non ha senso comprarli, secondo me. No. Cioè, non sanno di churros. No, ma poi sono proprio strani anche. Vero, un po'. Non lo so. Sono strani proprio. Non mi hanno convinto. Sti churros non si riescono mai a mangiare buoni. Ma c'è, mai. Prima o poi troveremo dei churros buoni, speriamo, nella vita. Speriamo. In un viaggio in Spagna, magari. Sì. No, vabbè, una volta, tanti anni fa... li abbiamo mangiati buonissimi, sì, in una spiaggia, sì, davanti al mare, ed erano spettacolari lì. Appena fatti, appena proprio fatti, li servivano nella carta, sì, era tipo super rude, street. Quelli erano veramente, sì, buoni. E poi li abbiamo assaggiati buonissimi, sembra strano, ma in Francia. Comunque questi del Lidl, no, cavolo, c'è stato un flop. Un flop alla fine, cioè tutti i prodotti altissimi e un'insufficienza. Sì, questo è stato un flop veramente, cioè non li ricomprerei mai. No. Non so se scenderei anche sotto, No, 5. dai, manteniamoci sul 5. No, dai. Però perché non sono buoni. Però costano molto poco. Nemmeno male. Terminiamo con un 5 per non andare svantaggiare troppo. Dai, sì, dai. Comunque direi che, a parte i churros, siamo state, sì, molto contente, sì, di questo taste.
Fateci sapere qui sotto nei commenti se voi avete provato alcuni dei prodotti che abbiamo assaggiato in questo video. Se trovate questi prodotti, insomma, al Lidl, provateli. Diciamo che dipende, no? Perché poi le settimane le ripropongono, sì, ogni, sì, tot. Quindi magari adesso non c'è, ma fra una settimana la trovate. Sì. Quindi bisogna andare sempre a dare un occhio. Noi siamo sempre al Lidl con la scusa perché una volta c'è la tedesca, una volta c'è quella spagnola, una volta quella americana. Non ci scappa niente proprio, siamo sempre lì. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!